Allora, diciamo che il setup ideale per un fonico, perché la batteria è cassa, rullante, timpano e tom, quindi nulla di che, a parte questi piatti che danno un sacco fastidio per montare i microfoni sui tom, ma in qualche modo una soluzione si trova Ah beh, perché sempre. sono bassi. Perché sono bassi, abbiamo poco spazio per inserire il microfono del timpano. Qualsiasi parte noi cerchiamo di andarlo a inserire, abbiamo sempre l'impedimento dei piatti. Cioè, in questo spazio qua abbiamo, cioè non ci passa proprio il microfono perché è troppo largo. Abbiamo provato a metterlo sotto, ma sotto perde l'attacco, il timpano. E di solito il problema di avere il microfono tra timpano e piatto, oltre al fatto che non riusciamo a puntare bene il microfono sulla pelle, si crea un tipo un flusso d'aria tra piatto e pelle. Di conseguenza, si crea che il suono del La membrana timpano non vibra non, come no, vibra, però dovrebbe. respira male. Non, però Capito. alla fine, diciamo che puoi anche registrare una batteria e anche cercare dei compromessi, no? Per cercare la soluzione migliore per far suonare bene il batterista e per ottenere un buon suono. Di base, questo set è molto scuro. Proprio anche le dimensioni dei fusti sono molto grandi, quindi il suono della batteria diventa molto scuro. Io in questa situazione ho voluto enfatizzare questo suono scuro in due modi. Il primo modo è posizionando la batteria all'interno della parte con più aria possibile, perché volevo che tutte le basse che ha questo set di batteria fossero libere di muoversi all'interno della stanza. Punto primo. Punto secondo, con una scelta di microfoni che puntasse di più a una ripresa dell'ambiente piuttosto che al classico close miking di una batteria standard in studio. Ora, chiaramente il close mic non si abbandona mai perché è quello che poi serve sempre in mix, quindi va fatto per forza, quindi il microfono sul rullante, il microfono sui tamburi, il charleston e quant'altro, però ho utilizzato una coppia di overhead, anche questi sempre con una tipologia di suono scuro, sono una Neumann KN86, sono dei microfoni molto particolari e anche molto introvabili, Ah, bene. che hanno loro questa caratteristica rotonda, morbida, si usano molto per fare pianoforti di ambiente, si usano molto per fare gli ambienti degli strumenti sul basso e quant'altro, proprio per questa loro sonorità. E poi altri tre microfoni Vado a proprio per la ripresa riprenderli. ambientale, per dare valore a quello che è l'ambiente della batteria, che sono una coppia di DPA 4011 che vanno molto bene in quanto riescono a riprendere anche a grandi distanze il dettaglio, cosa che di solito nelle distanze più ci si allontana dallo strumento, il dettaglio si perde sempre Certo. di più. E poi vabbè, c'è il microfono segreto, ma che ormai Microfono non è più segreto. segreto, che è quello che io chiamo il MEMB. L'ho imparato da un fonico americano. È un banale SM57 che punta da tutt'altra parte rispetto allo strumento e ci serve proprio per prendere soltanto le riflessioni della stanza. Questo però implica che la stanza in qualche modo suoni bene. La stanza deve suonare bene, la stanza deve suonare prima di tutto, perché se ho visto fonici che hanno voluto riproporre questa cosa qui in stanze asciutte, ovviamente non funziona. Ma più che altro perché quel microfono va ipercompresso e l'ambiente, se non in una compressione, se non c'è l'ambiente della stanza, Certo, non non viene esce fuori. fuori nulla. Ok.